Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore. Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva. Ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele
trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi. A tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò contro di noi la loro collera. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Lode a te, Cristo.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Così abbiamo pregato nel Salmo. Sì, l'unico aiuto vero e proprio è nel Signore. Ed è per questo che ci dice che è venuto a portare la spada sulla terra. Cosa vuol dire questa spada? Vuol dire che dobbiamo liberarci da certi affetti quando ci impediscono di fare il bene e non attaccarci a queste cose perché vengono meno. Chi ama il padre e la madre più di me, il figlio, la figlia, eccetera, tutto, anche la propria vita, non ha la felicità, non ha me. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore, così la parola di Dio. Perché quello che è attaccato all'uomo, alle cose esterne, viene meno. E se ti attacchi, se metti la tua vita su quelle cose, quelle che vengono meno, ti trovi per terra, ti trovi perso, ti trovi morto. Sono delle cose buone, dice il Signore, ma non farle un Dio, non farle importante, perché vengono meno. Il nostro aiuto è solamente nel Signore. E chi si appoggia a Lui non verrà meno la sua gioia, la sua felicità, la sua pace in tutta la vita. Ma come possiamo noi mettere la nostra vita nel Signore? Ecco il buon annuncio, ecco il Vangelo. Ci dice il Signore, basta una piccola cosa. Basta dare un bicchiere d'acqua fresca a chi ce lo chiede. Cioè fare dei piccoli gesti di amore gratuiti senza richiedere la ricompensa. A noi siamo capaci, sì, di fare del bene perché ne speriamo uno maggiore, magari anche nei riguardi di Dio. È difficile avere quello spirito del Signore di poter compiere il bene gratuitamente. Ebbene, quando tu partecipi, accogli un profeta, un giusto, partecipi a tutta la vita, a tutta l'opera del profeta, a tutta l'opera del giusto. Non credere di dover fare grandi cose, basta un piccolo gesto di amore gratuito e allora veramente puoi sperimentare che hai messo la tua vita nel Signore, cioè nel bene, nell'amore gratuito verso i fratelli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di Flora, Mario, Fernando e di tutti i defunti, ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla... Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio Padre Onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani, ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore che abbiamo incontrato in questa Eucaristia sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie.